Siamo con Sandro Marcondi, Maddalena SPA, Affari Conti per l'Ambiente. Oggi parliamo di acqua. Parliamo di acqua, nel caso specifico parliamo di contatori per acqua, perché l'acqua è ovviamente un bene che va anche misurato per la corretta gestione e il corretto consumo. Quello di cui parleremo oggi è un po' l'evoluzione di quello che è questo strumento, che è ancora secondo me poco considerato, visto l'età media dei contatori installati in Italia. Parleremo di nuove tecnologie, parleremo di telelettura, parleremo quindi di avere un'evoluzione in quello che è la semplice lettura del contatore, quindi abbinare al contatore un sistema intelligente che sia in grado di trasmettere all'esterno i dati di lettura del contatore, integrandoli poi in un sistema che possa alla fin fine creare un bilancio idrico, quindi aiutare l'ente gestore non soltanto a leggere meglio in maniera più semplice i contatori, ma anche avere dei dati in tempo reale in mano per poter capire lo stato della rete, quindi sapere quanta acqua immetto in rete, quanta acqua sto misurando e capire quanta acqua perdo. Perché uno dei concetti che noi cerchiamo sempre di spiegare è che le perdite, che in Italia vengono spesso e volentieri decantate come grosso problema, non sono solo dovute ai tubi che perdono, ma anche allo stato di cattiva manutenzione di quello che è il parco contatori. I contatori vecchi non segnano o segnano male, di conseguenza un bilancio idrico fatto così non ha nessun senso. Maddalena cerca di portare avanti un discorso quindi non solo di contatori aggiornati, di contatori nuovi, ma anche di tecnologie per poter leggere appunto a distanza in maniera corretta quelli che sono i consumi dell'utente. Grazie, buon lavoro.